La questione sanità. Presidente, io ho un appunto da fare a lei, ho un appunto da fare alla segreteria del PD locale. Sono circolate alcune informazioni, si sono dichiarati soddisfatti. Lei, Presidente, in aula ha ricevuto un punto all'ordine del giorno votato da 21 componenti di questo consiglio, che allora erano presenti all'unanimità. Lei doveva rappresentare in conferenza stampa in sede ASP a Strapani, assieme all'assessore regionale della sanità del PD e assieme a De Nicola, doveva rappresentare quello che questo consiglio ha deciso di portare. La voce di questo consiglio era che la radioterapia deve essere, per questo consiglio, perché questo è quello che abbiamo dichiarato con quell'atto indirizzo, dovrebbe essere complessa, una struttura complessa, quindi dotata anche di un primario. Se io fossi malato di cancro, preferirei avere una diagnosi in uno stesso posto, avere la possibilità di curarmi con la radioterapia in uno stesso posto. Quindi l'ospedale, la sanità, deve essere incentrata sul malato, non certo su chi va a lavorare nelle strutture. Se io fossi malato non dovrei essere costretto, visto che abbiamo speso milioni di euro sulla radioterapia, a viaggiare per le diagnosi, a viaggiare per andarmi a visitare. Ora, se in provincia la radioterapia, il bunker, è presente, invece a Trapani sono ancora allo stadio della variante urbanistica, il bunker è presente e la dotazione è stata acquistata, l'acceleratore lineare c'è, perché non dobbiamo rendere un servizio completo? Non quattro posti di unità semplice, quattro posti di unità semplice devono essere integrati, devono essere, come dire, completati con una struttura complessa, col primario. Il malato non deve andare a Trapani e poi a Mazara e poi deve tornare a Trapani. Il malato, visto che abbiamo speso milioni di euro su questa cosa, deve rimanere a Mazara. Ecco perché credo che sia opportuno che i componenti del PD locale mazzarese, che comunicano, il fiatone, cerco di sbrigarmi, ho una cosa importante da dire. Se la comunicazione che viene fuori è ambigua, se la comunicazione che viene fuori non è precisa, succede che dove decidono, ovvero in commissione all'ARS, in assessorato all'ASP, da Mazara la voce non viene univoca e questa cosa non viene considerata con il dovuto peso. Poi se a mezzo stampa avvengono delle cose, ragazzi, un cittadino informato è un cittadino libero, a mezzo stampa ci si dichiara tutti soddisfatti. Giorno 7 marzo e giorno 8 marzo ci sono due comunicati, in uno si dice ci siamo trattenuti in conferenza stampa con l'assessore alla sanità, questo lo dice la segreteria del PD locale, ho finito. Ci siamo riuniti, abbiamo chiesto, giorno 7, abbiamo chiesto l'emodinamica, abbiamo chiesto l'attrezzatura per l'emodinamica all'era di emergenza. Poco dopo, tutti contenti perché l'abbiamo ottenuta. Questo succede con data giorno 7 e 8 marzo. Io, siccome sono uno che va a cercare le cose, ho detto ok, andiamo a vedere che è successo, se effettivamente c'è un provvedimento. Ebbene, l'emodinamica, lo strumento per fare l'emodinamica all'area di emergenza, la procedura di negoziazione, ovvero il bando e la gara per l'acquisto, risale a novembre. Se partiamo con questi presupposti che vendiamo il vasetto, io sono incazzatissimo, l'informazione va data corretta. Non è che io chiedo e ottengo, questa cosa l'avevamo già ottenuta a novembre. A novembre cominciamo a informare i cittadini nel modo corretto. Un cittadino informato è un cittadino libero, un cittadino a cui vengono raccontate queste cose è un cittadino che non capisce più da dove sta la verità e non è corretto. E ci tengo a sottolineare, voglio parlare alla cittadinanza, di stare sereni, di stare tranquilli, che per la prima volta avremo la possibilità di usufruire di un ospedale che sarà fiore all'occhiello non solo della provincia di Trapani ma dell'intera regione. Voglio rassicurare la città e la cittadinanza che nel momento in cui Mazara aprirà anche col suo reparto di radioterapia, nessuno dovrà più fare viaggi della speranza verso Bagheria o chi che sia.
perché sotto casa ci si potrà curare. Io mi auguro che saranno in pochi ad avere bisogno, ma purtroppo questa è la malattia del secolo. Quindi smettiamola col populismo, con l'ignoranza. La differenza tra semplice e complesso il paziente non la troverà, non lo capirà. È solo un problema politico, è solo un problema burocratico, è solo un problema tra medici su chi andrà a ricoprire il ruolo di primario. Per quanto riguarda il paziente, verrà curato così come se esiste seduto un primario o un dirigente di reparto. E quindi smettiamola di dare cattive informazioni alla gente, smettiamola di fare populismo, perché vi assicuro che finché ci saranno le forze sane, i partiti veri e sani che sapranno dialogare con le istituzioni, arriveranno i risultati. Mi dispiace per gli altri. Prima di trattare un argomento importante, che da circa 7 anni che comunque io porto avanti, che è l'argomento dell'ospedale, apro una piccola parentesi per quanto riguarda gli operai del lato Bielice Ambiente. Non voglio cavalcare l'onda perché non mi interessa, ma naturalmente mi metto anche nei loro panni e li posso solamente capire. Io non so se la proposta che ha fatto il consigliere Mauro potrebbe essere propositiva e se l'amministrazione comunque ne può prendere atto. Se si possono fare le gare magari solo per i mezzi ed assorbire il personale che per adesso non percepisce lo stipendio. Se questo è possibile, io condivido e sono d'accordo. Naturalmente deve essere l'amministrazione comunale a rispondere per vedere se possiamo comunque intraprendere questa strada. Detto questo, parlo semplicemente di un argomento di fondamentale importanza che a me sta molto al cuore. Cerco di non farlo neanche con ignoranza, cerco di farlo con la massima precisione, naturalmente con tutti i miei limiti, perché non sono un primario, non sono un dottore, ma sono stato paziente, quindi so sempre della tematica in oggetto che sono informato di che cosa parlo. Chi è da questi banchi da circa 7 anni sa che qua c'è la mia storia politica per quanto riguarda l'ospedale a Belaiallo di Mazara del Vallo. Sono le carte che parlano. E sappiamo pure che se l'ospedale di Mazara del Vallo si sta realizzando e sarà il fiore all'occhiello della Sicilia, è solo merito del nostro concittadino Massimo Russo in sinergia con l'amministrazione comunale, che sono riusciti, anche grazie alla mia interrogazione, ad intercettare queste somme per strutturare il nostro nosocomio. Premesso che già da allora si era deciso di realizzare il polo oncologico e la radioterapia a Mazara del Vallo, premesso che doveva essere l'unica nella provincia di Trapani. E nonostante allora il potere regionale lo aveva un assessore della nostra città, Trapani si è ribellata facendo anche delle fiaccolate per pretendere quello che non avevano, quindi puro campanilismo. Io non ero neanche contrario a darla a Trapani, però quantomeno non dobbiamo cercare di offendere la nostra città. Vedete, non voglio essere neanche paladino del mondo della sanità, però se essere paladino significa trattare un argomento che interessa la mia cittadinanza, a differenza magari di altri che hanno interesse di partito, di poltrone, non lo so, a me non interessa questo, perché mi posso mettere pure contro il mio onorevole, a me non interessa, non ho problemi di casacche, dico sempre, faccio parte sempre della Croce Rossa. Io non riesco a passare sopra a diritti così importanti e inalienabili come quello della salute, non ci riesco. Mi metto dalla parte dei concittadini, non c'è tessera di partito che possa tenere.
Qui non si parla di struttura semplice o complessa, di due strutture pronte, quindi decido l'uno o l'altro. Qui si parla che a Mazara del Vallo, l'ospedale di Mazara del Vallo è un ospedale già pronto, pronto. C'ha una struttura già, c'ha l'acceleratore lineare già montato, la sala bunker è finita e si vuole rendere semplice come su carta. Trapani, che hanno approvato l'altro giorno, tra l'altro, la variante urbanistica per realizzare la presunta radioterapia, perché di questo si parla, la rendono complessa ed è illogico e la politica si deve vergognare, la politica tutta. E chi accetta questo significa che non vuole il bene di questa collettività. Non possiamo sottometterci a questi poteri forti. Io non ci sto. Come Trapani è scesa in campo allora e ha ottenuto una cosa che comunque non era prevista, adesso scende Mazara in campo. Caro consigliere La Crutta, dimentichiamoci 5 Stelle e PSI, freghiamocene tutti. Adesso invito tutti i consiglieri comunali a scendere in campo come hanno fatto a Trapani. Loro hanno il potere e noi abbiamo il popolo. Loro hanno il potere e noi abbiamo il popolo. E poi devo venire a Mazara a avere la faccia a chiedere il consenso. Gente che ha preso 1800 consensi e l'hanno dato ai mazzaresi. E quando si chiede un consiglio comunale aperto sulla radioterapia per renderla complessa, neanche si presentano. Però non è finita qui. Io devo ringraziare il Partito Democratico che mi ha invitato al congresso e da persona calma e sensibile alla tematica mi sono presentato, visto che l'assessore è venuto qui in consiglio comunale, io sono andato da lui e con la massima pacatezza ho fatto un intervento lineare, tutto ciò in interesse di ottenere quello che ci meritiamo, e avevo chiesto un incontro, tra l'altro garantitomi da tutti i vertici del partito, garantitomi, e io da 20 giorni che cerco di incontrarmi con questo assessore e non ci riesco. Mi dicono pure di parlare con il mio onorevole. Bene, il mio onorevole mi ha dato la disponibilità, ci voglio capire. Gli mando pure un messaggio all'assessore Cucciardi e non mi risponde neanche. Si deve vergognare? Consigliere Foggia, la invito. Dottore Cancitano, a misurare le parole. Sono arrabbiato. Lo so, però. Sono arrabbiato. Non può andare fuori. Sono arrabbiato, dottore Cancitano, presidente Cancitano. Sono arrabbiato perché l'ho usato tutti, democraticamente, pacificamente. Però mi sembrava opportuno, visto che rappresento una grossa fetta di questa città, quantomeno di ricevermi e spiegarmi perché no. Spiegarmi perché a Trapani si rende complessa una cosa che non esiste e a Mazara che esiste, no. Me lo devono spiegare loro. Io so che già c'è stata richiesta un'adunanza alla Regione Sicilia e anche lì si perde tempo. Oggi ho parlato pure con l'onorevole Tancredi ed è ancora in attesa, viene sballottato a destra e a manca. Però adesso noi ci dobbiamo svegliare, Presidente, parlo pure con lei. Io le dico a lei semplicemente una cosa, ho ascoltato poco fa l'intervento del consigliere La Crutta. Lei lo può fare il comunicato stampa, lo faccia a livello personale da consigliere comunale, a meno che non sia conseguenziale all'ordine del giorno che abbiamo approvato in consiglio comunale tutti, compreso il suo consenso, compreso il suo voto. Ci sono stati consiglieri comunali che hanno votato quell'ordine del giorno, dove si chiedeva, o si chiede ancora, se la politica vuole può fare, di rendere complessa la nostra struttura in attesa che Trapani la finiscono. Quando Trapani i lavori saranno terminati mettiamo tutto in discussione, può andare a Trapani, ma intanto devono iniziare. E allora cerchiamo tutti, Fratelli d'Italia, il gruppo Liberi, adesso non mi ricordo come si chiamano tutti i gruppi, eccetera eccetera, anche PD, PSI, cerchiamo di essere uniti. Consigliere La Crutta, consigliere Caruso, capogruppo Fratelli d'Italia, Partito Democratico, cerchiamo adesso di scendere in campo. Io non ho interesse di portare con nessuno, non ho accordi con nessuno e non mi interessa. Non devo fare neanche sindaco di questa città, questo ve lo posso garantire. Non mi interessa. Ho altre ambizioni,
se la città me lo consente e me lo permette. Ma una cosa è certa, dobbiamo cercare di lavorare nell'interesse della nostra collettività, nell'interesse del nostro ospedale. Quindi scendiamo in campo, perché alla fiaccolata a Trapani non ci sono andato io. Io ho difeso diritti e ho fatto il presidio ospedaliere per il mio ospedale, che è quello che per anni ci hanno declassato e ci hanno mortificato. I politici... Consigliere Foggia, vada alla conclusione per favore. Adesso chiedo a tutti con forza, mettiamoci la faccia, non vi sto detando, attenzione, un invito che faccio. Mettiamoci la faccia, consigliere Randazzo, consigliere Ingargiola, consigliere Firenze, ma lo dico con il cuore in mano, non stiamo silenti, non sono nessuno. Siamo noi che li portiamo alle regionali, siamo noi che li votiamo. Cerchiamo di prendere una posizione seria nell'interesse veramente del nostro ospedale, perché per fare le tessere vengono a Mazara, ma quando si parla di trattare di argomenti di fondamentale importanza neanche si presentano, neanche ti rispondono al telefono. Grazie, grazie consigliere. Chiedo scusa Presidente, vado a concludere. Lei ha superato già il suo tempo, quindi vada a concludere. Ma parliamo di un argomento importante che anche lei dovrebbe essere. Tutti gli argomenti sono importanti, pure quello del bilancio ambiente sono importanti, quindi vada alla conclusione. Applausi niente, per favore, perché non siamo qua a ricevere applausi. E allora, questo non era naturalmente, questo mio intervento non voleva ledere l'immagine di nessuno, ma il mio intervento era semplicemente per stimolare tutte le forze politiche della nostra città. Chiedo aiuto a tutti i consiglieri comunali, ma soprattutto a tutti i cittadini. Grazie. Grazie a lei. Voglio mostrarmi solidale con tutto il gruppo agli appelli lanciati sia dal consigliere Foggia per quanto riguarda i problemi della sanità. Stia tranquillo che il mio gruppo consiliare sarà al fianco del popolo mazzarese per qualsivoglia battaglia riguardante la sanità mazzarese. A maggior ragione noi che non abbiamo nessun legame politico partitico in questo territorio. Ci sono, vede Presidente, problematiche che vanno al di là della politica, che nessuno senza alcun problema dovrebbe sposare.